3617, non so che per voi cosa dica, è il numero di volte che voi in una giornata mettete sul vostro telefonino con le dita. Sono 2617 volte e in una giornata siete in contatto col telefonino circa 200 volte al giorno. Vivete una realtà più che col telefonino che col mondo esterno, se ci pensate bene. Ora, tutto questo porta di fatto a una trasformazione pericolosa del nostro cervello, perché non ci dà più tempo per ragionare, per pensare. E questo premio Nobel, Daniel Kahneman, ci ha fatto notare che il nostro cervello è formato da due parti. Una parte è veloce, rapida, tutto deve essere fatto rapidamente, immediatamente, velocemente, e una parte invece più tranquilla, una parte da tartaruga, più riflessiva. Bene, che cosa sta accadendo adesso? Che stiamo sviluppando delle intelligenze asimmetriche, nel senso che stiamo sviluppando soltanto questa parte. Perché tutti i telefonini con le varie app, le varie funzioni, ci fanno avere tutto in tempo rapidissimo, in tempo velocissimo. Ed è tutto un sistema, a mio avviso, molto molto pericoloso, perché sta creando degli individui che devono lavorare multitasking, fare delle cose contemporaneamente, peraltro fatte anche male. L'altra parte del cervello invece è quella che non viene più utilizzata, è la parte più riflessiva, più tranquilla. Ovviamente le persone che utilizzano il cervello veloce sono quelli che al mattino fanno la doccia, quelli che invece quando si vede quella vasca da bagno, che è più riflessiva, più tranquilla. Sono due modi di vita completamente differenti. Bene, io queste riflessioni sono dedicate a quelli che usano l'altra parte del cervello, cioè quelli che vogliono praticamente lentamente avere ancora in mano lo sfizio del libro e tenersi tra le mani. Mezzo secolo da formatore, 50 anni passati a dire ai altri, partendo dall'esempio concreto, come essere bravi medici, ma soprattutto brave persone. Gianfranco Tajana è un nome impresso in migliaia e migliaia di seguaci della scienza medica. Il suo è stato innanzitutto, come dicevamo, un esempio di vita, ed in queste 365 riflessioni sulla formazione d'intorni raccolte nel suo breviarium c'è quasi un testamento professionale di chi vuole e di chi può ancora dire molto sulla professione medica e non solo. Uno dei lavori che facevo spesso con Mario era quello di vedere come il medico veniva visto da altre attività. E che cosa ne pensavano queste persone della formazione? Allora, queste sono tutte le persone che ho citato nel primo volume, ho quasi paura vedendo così, ed è divertente perché ci chiedevamo, in un problema tipo il rapporto medico-paziente, che cosa ne pensa Woody Allen? Che cosa ne pensa Bono? Degli U2? Che cosa ne pensa una persona raffinata come Chomsky o Dostoevsky, che prima abbiamo citato? O che cosa ne pensa Michel Foucault? O cosa ne pensava Gramsci? O Victor Hugo, o un regista fantastico come Stanley Kubrick, un genetista come Salvatore Luria, il grande Degas Morin, i Pink Floyd, perché no, anche i Pink Floyd possono entrare in questo discorso, o il grande Salman Rushdie, e infine una persona, un grande fisico, Max Temax. L'idea era, partendo dall'argomento che potrebbe essere il rapporto medico-paziente o la nemesi, di vedere altri punti di vista sull'argomento. Il breviarium scritto dal professore Tajana non è solo un libro sulla formazione, ma è soprattutto, come dice il gastroenterologo Nicola Provenza, una gioia, un dono che Tajana fa un po' a tutti. Questo libro si parla di tutto, ci sono riflessioni filosofiche, sociologiche e soprattutto legate alla lettura della nostra epoca. È un modo per dare a noi uno strumento in più per capire effettivamente come dobbiamo orientarci in un'epoca difficile nella quale, tra l'altro, pensiamo spesso di essere insieme agli altri, ma fondamentalmente qualche volta ci troviamo da soli. Ricostruire un senso di comunità forse parte anche da questo libro. Leggendo questo breviarium, lei si è ritrovato in qualcosa, dottore Provenza? Ma intanto è un modo per mettere in discussione ciascuno di noi, quindi è qualcosa che si può consigliare, ci si ritrova perché è una foto lucida, tagliente sul nostro tempo. Il consiglio è che questo libro debba essere letto, ma sostanzialmente, come indica Gianfranco Tajana, una riflessione al giorno. In pratica sono 365 riflessioni sulla formazione, basta metterlo sul comodino o al mattino o alla sera. La posologia è molto definita, una sola al giorno. In poco più di 5 anni Facebook è diventato un gigante da 500 milioni di utenti, continua a crescere con un ritmo vertiginoso, come poche altre aziende nella storia, ed è ormai parte integrante della vita sociale non solo degli adolescenti,
ma di centinaia di milioni di adulti in tutto il mondo. Osannato da molti, criticato da pochi, che lo considerano uno strumento per persone frustrate, che espongono la propria vita in tutti i dettagli più intimi all'interno del World Wide Web, la ragnatela informatica che avvolge il pianeta. Nel numero 1121 dell'Internazionale, Giovanni De Mauro ha segnalato nel mare di Internet una bottiglia galleggiante, alla deriva, con un ritaglio di giornale scritto in inglese che diceva: sto cercando di farvi degli amici al di fuori di Facebook, applicando gli stessi principi. Così ogni giorno scendo in strada e racconto ai passanti cosa ho mangiato, come mi sento in quel momento, cosa ho fatto la notte prima, cosa farò dopo e con chi. Distribuisco foto della mia famiglia, del mio cane, mi immortalo mentre faccio giardinaggio, sistemo il garage, annaffio il prato, sto di fronte ai monumenti, guido in città, mangio e faccio cose che tutti fanno ogni giorno. Ascolto anche le loro conversazioni, do la mia approvazione e dico che mi piacciono, proprio come su Facebook. E funziona. Ho già 4 persone che mi seguono, 2 poliziotti, un investigatore privato e uno psichiatra. Il breviarium di Tajana, ha sottolineato il professore emerito di filosofia morale all'Università Federico II di Napoli, Pino Cantillo, può avere un vasto pubblico, può essere letto da tutti. È un sommario che tocca molti problemi, ricco di pensieri, riflessioni, comportamenti. Riguarda sia la riflessione sul rapporto tra medicina, tecnica e scienze umane, riguarda la formazione appunto dei medici, ma in generale la formazione universitaria, tocca molti problemi dell'attualità e quindi penso che possa essere letto da un variegato pubblico di lettori. In modo particolare per gli studenti può essere veramente utile un brevarium del genere? Ma sì, certamente può essere utile perché pone degli aspetti critici rispetto alla formazione disciplinare, soprattutto una critica allo specialismo eccessivo e un richiamo alla visione del malato, ma più in generale della persona umana nella sua interezza. Che cos'è questo breviarium in fondo? È un manuale di sopravvivenza. Dice Gianfranco Tajana, è come sopravvivere a questo schifo, provare a laurearsi in medicina, fare il medico e cercare di essere felici. Ma soprattutto alimentare i nostri dubbi su qualsiasi cosa. Come diceva il presidente D'Angelo, leggere queste riflessioni significa andare in fondo su una serie di temi e soprattutto ricordare, questa è la cosa che più mi piace sottolineare di questo libro, ricordare che educare, formare è uno dei tanti modi di amare. Devo dire che Gianfranco fa proprio una prescrizione, posologia, modalità d'uso, effetti collaterali, indicazioni, e una riflessione al giorno va fatta, al mattino o a sera. È consigliabile posizionare il breviarium sul comodino in modo tale da poterlo avere a portata di mano, ed è soprattutto un'occasione per prendere consapevolezza della situazione in cui ci troviamo. Monopoli è un gioco di simulazione per far vedere agli studenti come si diventava capitalisti. Chi ha giocato al Monopoli sa benissimo che non è un gioco, nasce da un strumento didattico, un strumento pedagogico. E poi ovviamente oggi Wikipedia, che è un concentrato di sciocchezze, è un Wikipedia che costituisce l'elemento di riferimento. Ci sono 300 lavori che hanno dimostrato che tutte le informazioni su Wikipedia mediche sono tutte quante sbagliate, hanno degli errori grossissimi. Ora la gente va continuamente su Wikipedia, quindi Wikipedia ha detto sì, è vero, noi diamo la verificabilità, non la verità. Su Wikipedia si può dimostrare che un concetto è verificabile, ma non che sia vero. Ora se considerate che il 99% di quello che noi diciamo lo vediamo su quegli strumenti diabolici che sono smartphone, che sono dei diffusori di ignoranza, specialmente in campo medico, ormai il paziente quando viene da voi, da un medico, ha già letto tutto sullo smartphone,
e quindi conosce tutte le terapie che lui pensa di conoscere. Dice un mio amico, il professor Milpino Monfregola, che oggi il rapporto medico-paziente deve essere gestito via Skype, dove si collega con i parenti, gli amici vicini di casa, e dice: io avrei pensato a una psoriasi, vorrei fare questa terapia. Voi che ne dite? Perché è inutile fare la terapia se poi andando a casa dice: ma no, questo non è vero, ho letto sulla... Quindi degli ignoranti che non fanno nient'altro che alimentare questo circuito. Il breviarium è stato presentato nel Salone dell'Ordine dei Medici di Salerno, sempre aperto ad iniziative di grosso spessore culturale. L'Ordine dei Medici deve far cultura in generale, non è che possa solo esprimersi sul piano della professionalità e della medicina, anche perché la persona che porge queste pillole di saggezza, perché basta leggerlo per capire che è un compendio di vera e propria saggezza, è una personalità che si è espressa nel mondo non solo della medicina ma anche nella società civile. È una giornata, una bella giornata, una giornata di cultura, dove ovviamente coloro i quali avranno il piacere di essere qui presenti potranno ascoltare delle proposte di vita quotidiana che sono improntate soprattutto al rispetto della persona umana. Agli utilizzatori anomali del telefonino, ed in particolare a quelli che parlano in pubblico ad alta voce, senza realizzare che il telefono cellulare è un segno esteriore della loro angoscia interiore, della loro dipendenza e impotenza, praticamente della loro insignificanza. Quelli che compulsivamente telefonano, chattano, cinguettano dall'alba al tramonto, comunicando il nulla ad altre nullità. Quelli che inviano mail, non perché abbiano davvero qualcosa da dire, ma per soddisfare un bisogno di sicurezza, per paura della solitudine. Quelli che la solitudine è un cellulare sempre acceso che non squilla mai. Quelli che il cellulare è la spina che li tiene legati al mondo, e così perdono il loro mondo interiore. Quelli che usano il telefonino per non sentirsi soli, dimenticando che chi non ama la solitudine non ama neppure la libertà. Questo è un brevarium che non è un libro di lettura facile, un libro di riflessioni profonde, rivolte prevalentemente agli studenti, ma non solo a loro. C'è il professor Tajana, che fa parte di quel gruppo, insieme al professor Coltorti e la professoressa Vecchione, di un metodo didattico diverso, la cosiddetta didattica tutoriale, cioè non della lezione frontale, ma di un dialogo con gli studenti che debbono essere coinvolti nell'apprendimento. Che perché sostengono l'attenzione non è consapevolezza, la consapevolezza è qualcosa che si acquista attraverso il docente che diventa il tutore, cioè il garante di una formazione effettiva, ed è un fatto credo molto importante. Che lei condivide chiaramente. Che noi condividiamo da sempre, perché in un ambito completamente diverso qual è l'ordine professionale abbiamo sempre cercato di incoraggiare quelle iniziative che si ispirano a criteri di questo genere, cioè non far sì che il docente, il discente, cioè l'allievo ascolti una lezione anche magistrale, ma che vi prenda parte e che diventa un dialogo che è poi veramente l'essenza dell'apprendimento. Oggi è morto un mio amico, se n'è andato all'improvviso dalla mia vita così come vi era entrato, all'improvviso 30 anni fa. Tra poco incontrerò la sua compagna e i suoi figli. Cosa dirò? Quali sono le parole giuste per consolare quelli che restano? Paradossalmente è molto più facile dare consigli che parole di conforto. Se un imbarazzato mi dispiace il pronto soccorso delle emozioni umane, le altre frasi di circostanza suonano sempre retoriche, scontate, somigliano appunto a dei cerotti emotivi che mettiamo su una ferita che sappiamo non guarirà mai. Consapevoli di usare parole già usate, speriamo che tuttavia possano servire a dare un po' di serenità. In momenti come questi vorrei essere un prete. La religione è una pratica esperta e collaudata nell'arte di consolare. Citando il filosofo francese Émile Sorel, quando il prete dice a voi afflitti che Dio si interessa al vostro sconforto, offre una consolazione che in fatto di efficacia non potrà mai trovare equivalenti in dottrine secolari.
Spesso chi vuole consolare, essere affettuoso, eccede nell'affettuosità e può diventare involontariamente il più sadico dei tormentatori. Anche nelle manifestazioni d'affetto bisogna possedere una sensibilità intelligente. È incredibile con quanta rapidità ci rassegniamo alle disgrazie altrui. Nella mia personale esperienza ho provato a chiedere aiuto alle persone che avrei dovuto consolare. Ho scoperto che in certi momenti una persona colpita da una disgrazia ha bisogno di sentirsi necessaria e utile per gli altri. Aiutati, aiutami, che Dio ha da fare. La gente entra nelle nostre vite e poi ne esce, ma è confortante sapere che coloro che amiamo rimangono per sempre impressi nel nostro cuore. Henry Scott Holland, un grande teologo e scrittore britannico, ci ha regalato un dono immenso nelle 300 parole che compongono «La morte non è nulla, non conta». Io me ne sono solo andato nella stanza accanto, non è successo nulla, tutto resta esattamente come era. Io sono io e tu sei tu. E la vita passata che abbiamo vissuto insieme, bene, è immutata, intatta. Quello che eravamo prima l'uno per l'altro lo siamo ancora. Chiamami con il vecchio nome familiare, parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Non cambiare tono di voce, non assumere un'aria solenne o triste. Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. Sorridi e pensa a me, prega per me. Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima, pronuncialo senza la minima traccia d'ombra o di tristezza. La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto, è la stessa di prima, c'è una continuità che non si spezza. Cos'è questa morte se non un incidente insignificante? Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente solo perché sono fuori dalla tua vista? Non sono lontano, sono dall'altra parte, proprio dietro l'angolo. Va bene tutto, nulla è perduto, un breve istante e tutto sarà come prima. E come rideremo dei problemi della separazione quando ci incontreremo di nuovo. A causa del suo cognome, Henry Scott Holland veniva affettuosamente chiamato Flying Dutchman, l'olandese volante. Secondo il folklore nord europeo, l'olandese volante è il vascello fantasma che solca i mari in eterno senza una meta precisa e a cui un destino avverso impedisce di tornare a casa. Viene spesso avvistato da lontano, a volte in una nebbia che emana una luce spettrale. I marinai della nave sono fantasmi che tentano a volte di comunicare con le persone sulla terraferma, proprio come cerchiamo di fare noi con chi non c'è più.